sono soddisfatto del lavoro che abbiamo fatto a Trapani e, come dico sempre, non mettiamo limite alla provvidenza, perché oggi quello che sta scardinando comunque le previsioni elettorali è il brand di Luca Sindaco di Sicilia, e questo è un elemento attrattivo che prescinde dai Maradona del consenso. Nelle nostre liste, in ogni provincia, è come se ci fosse un candidato invisibile che in questo momento è brandizzato ad oltre il 20%. De Luca Sindaco di Sicilia è questo. Significa che anche a Trapani partiamo intanto con questa percentuale. Io sono pronto a fare scommesse che qui il nostro rappresentante lo conquisteremo. Ma tu ti senti un po' il 5 Stelle della Sicilia, il nuovo 5 Stelle, alla catena, a modo tuo, a modo tuo. Ma posso essere il 5 Stelle competente, però. Cioè, che quello che sotto i capelli c'è il cervello. Ecco qual è la differenza. Perché possiamo anche trovare una similitudine in quella che è la parte che riguarda l'approccio espositivo sugli obiettivi che abbiamo, però poi dalla teoria si passa alla pratica, e lì c'è stato il grande fallimento dei 5 Stelle. Io sono una persona che ha un'esperienza, con tutto il rispetto, da vendere, perché dopo aver amministrato 3 comuni, dopo aver fatto per 3 legislature il parlamentare, è ovvio che una competenza, e questo fa la differenza, la competenza fa la differenza. Io sotto i capelli c'ho un cervello che funziona.